un pochino, se uno si mettesse concentrato a fare un compito di matematica o di altro di genere, si mette a tavolino, si mette lì, in quel momento esiste solo quel compito. E intorno che cosa c'è? C'è la stanza, ci sono altri amici, colleghi, secondo dove si trova, in uno studio, fuori c'è il mondo, c'è una finestra aperta, passano le macchine. Ma esistono le macchine, esistono i colleghi intorno a questa persona, esistono altre situazioni che non sia quella del compito che sta svolgendo in quel momento. Se ci fate caso, quando noi ci concentriamo su una cosa, esiste solo quella, le altre sono subconsce, diciamo così, entrano nel nostro subconscio, ma in realtà non entrano nella nostra consapevolezza. Perché quello è diventato primario, quel compito diventa primario, dobbiamo svolgere quello. Noi abbiamo infatti una realtà, una visione della realtà che è limitata a una che siamo concentrati su determinati compiti e solo quelli. L'iceberg spunta solo da una parte, ma sotto c'è un immenso mondo che si muove intorno a noi, ci sono i colleghi, c'è la strada, c'è la macchina che passano, ma di cui noi non siamo consapevoli, anche se ci arrivano queste cose, perché il rumore delle macchine che passano arriva anche a chi fa il compito di matematica, entrano nell'orecchio, ma non entrano nella consapevolezza di quell'individuo. Così noi stiamo vivendo un mondo di energie straordinarie che ci sono, e dei rapporti con i nostri cari, dei rapporti anche con entità, diciamo così, che vogliamo, come vogliamo chiamarle, o comunque con il trascendente, solo che non ne siamo consapevoli. Ci sono però questi rapporti, ogni tanto qualche cosina magari viene fuori, qualche intuizione, qualche piccola illuminazione, succede nei sogni, come succede anche da svegli. Io sono convinto che moltissime, anzi ho sentito anche alcune persone che mi hanno raccontato di alcuni fatti che in effetti poi magari finiscono lì, sono a sé stanti, perché no? Perché la nostra natura poi ci richiama l'attenzione, dice no, guarda che tu non devi vivere quel mondo, anche se è bello, ma non devi vivere quel mondo, ora non è il momento, ora è il momento che tu faccia altre esperienze. Ed ecco che ritorniamo nella materia, nei nostri problemi, pur sapendo, avendo capito, avendo intuito o avendo creduto, se è possibile, avendo creduto che quel mondo esiste, che è lì, che è presente e che possiamo averlo. Così come noi che abbiamo vissuto certe esperienze col CEC Firenze 37 e certi fenomeni medianici, e quel mondo esiste, noi l'abbiamo visto, ma l'avevamo per quell'ora e mezza, quelle due ore di seduta, poi tornavamo a casa e i problemi rimanevano. Quelle entità però ci avevano parlato, e per fortuna quelle entità avevamo anche registrate, e quindi questo insegnamento è rimasto.